Ciao ragazzi, di nuovo insieme con un'altra lezione. Allora, vado a rispondere a Gabriele che mi ha fatto qualche giorno fa questa domanda, metto qui, riferito alla lezione numero 11 che trovate al link. Ovviamente complimenti. Allora, una cosa che da principiante studente soffre la mancanza di pattern di educazione delle mani che consentano di esplorare la tastiera e fare stretch delle mani. Quelli che ha ambientato tu sono esemplari, solo che non è immediato capire la sequenza delle dita. Sarebbe molto utile inserirla nei commenti. Un saluto, eccetera. Allora, la lezione numero 11, sono andato un po' indietro nel tempo, quasi diciamo negli anni, e sono andato a vedere di cosa si trattava, appunto, dello stretching della mano sinistra. Molto utile per tutti, per chi ha le mani piccole, per chi le ha già grandi, per tutti, perché comunque il nostro strumento si suona tenendo le mani allargate, c'è poco da fare. Se lo suoni così, vai da poche parti. Allora, avevo fatto, mi sembra, tre esercizi. Andiamo a vedere insieme di cosa si trattano. Era quindi proprio orientato, questa lezione era orientata alla tecnica, quindi non ci sono armonie, non c'è accordi a cui pensare. Quindi anche il risultato musicale degli esercizi sarà modesto, sono esercizi prettamente tecnici. Ed è perché io mi esercito molto sullo stretch, ne ho già parlato in mille altre situazioni, sono fretless, ho bisogno di avere una mano ben allenata in questo senso, quindi preferisco sfruttare una buona parte del tempo che ho a disposizione per studiare su questo tipo di allenamento, diciamo. E come detto in una delle ultime lezioni, sfrutto un manico bello grosso, bello largo, che è quello del precise. Detto questo, il primo esercizio era le quarte, quindi le quarte discendenti. Cosa vuol dire? Partiamo da Sol, la sua quarta discendente è un Re. Ok? Infatti il Sol è la quarta di Re. Quindi si parla di quarte, quindi Re, Sol, poi cos'era? La, Re, Mi, La, eccetera. Io le posso fare ovviamente in senso, diciamo, verticale dello strumento, verrebbe questo, ma ai fini dello stretch sfrutterei poco. Quindi le faccio in orizzontale, quindi il mio Re, Sol, Re, scusate. Lo prendo al dodicesimo e al settimo tasto della corda di Sol. Quindi per chi non ce la fa, cioè chi non ci arriva, conviene iniziare al più in alto possibile, dove i tasti sono più stretti. Quindi si conta, si trova qual è la quarta. Quindi se ovviamente parto da Sol, sarà dodicesimo, settimo tasto, quindi Sol, Re. Se invece parto da Do, sarà Do Sol, quindi qui vado un po' nella teoria di base, quindi sarà questo. Qui sarà più facile che qui, perché più mi sposto verso, diciamo, l'inizio della tastiera, più i tasti sono larghi, più la difficoltà aumenta. Quindi io ero partito dal Sol, se non sbaglio. Come vedete scritto, scaricate anche il PDF dove è tutto più preciso. Accanto al numero delle note sullo spartito c'è un numerino alla sinistra di ogni nota che indica il dito con cui premo il tasto. Quindi uno sta per indice, parlo della mano sinistra, due sta per dito medio, tre anulare e quattro minimo. Quindi è tutto scritto anche lì, cioè accanto ad ogni nota c'è il rispettivo dito che uso io, poi non è detto che non è legge, per fare questo tipo di esercizi. Qui è molto semplice in realtà perché la sequenza è sempre uguale, quindi utilizzo sempre le solite due dita, anche perché sarebbe difficile fare una quarta in orizzontale usando dita diverse da mignolo e indice, sarebbe quasi impossibile. Quindi l'esercizio era questo, molto lentamente, dodicesimo, settimo tasto,
poi dodicesimo settimo su tutte le corde. Parto dalla corda di Sol, quindi da un Sol, nota. Mi sposto di un semitono, quindi di un tasto, e vado all'undicesimo. Decimo. Nono. Ottavo. Vedete che piano piano che mi avvicino all'inizio, diciamo alla paletta, diventa quasi infattibile anche per chi suona da anni. Quindi non vi preoccupate. Ecco, forse il mio limite è dal settimo tasto al secondo. Quindi questo era il primo esercizio. Fatto un po' più velocemente, magari sfruttate anche il metronomo, quindi unite due cose insieme, quindi tecnica e timing. Eccetera. Poi si può variare, ovviamente si può fare una si può inventare, cioè quando te mi dici, mi riferisco al ragazzo che mi ha fatto domanda, mi manca dei pattern, inventa, inventa e inventa. Quindi uno magari discendente, poi salto ascendente. Questo può essere un'altra idea. Il secondo esercizio che avevo proposto era sulle terze, diciamo, sulle distanze di terze maggiori. Questo significa terza maggiore in Sol e Si. Avevo sfruttato tonica, seconda e terza, quindi veniva questo, sempre partendo da Sol. Era questo pattern qui. Quindi Sol, Do, Mi bemolle, e Sol, Fa, Mi bemolle, Re, Do, Si bemolle, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. In terzine, cioè ta 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 ta. Se sfrutto questa diteggiatura, chiamiamola comoda, non vado a fare stretching. Quindi invece di questo, sarebbe molto semplice, vado a fare questo. Anche qui ho messo il numerino accanto alle note sul pentagramma, non le tab, che indica le dita che uso. Quindi, andiamo a vedere, parto con il mignolo dal Sol, faccio Sol col quarto dito, col secondo prendo il Fa, e con il primo dito, l'indice, prendo la tonica. Quindi in questo caso è Mi bemolle, praticamente Mi bemolle maggiore. Terza, seconda, prima. Poi cambio nota, diventa un Si bemolle, che parte dalla terza. Re, Do, Si bemolle. Sempre quarto, secondo, primo. Poi posso continuare come prima, quindi in semitono. Se invece lo voglio invertire e fare quindi uno discendente, poi salire in senso ascendente, magari dal settimo tasto, uso sempre le stesse dita, quindi primo, terzo, quarto. C'è chi magari li converrà, li tornerà più comodo usare il secondo dito sulla seconda nota, quindi questo. Non c'è una regola, quindi a terzine. Partite lenti, curate ogni aspetto, quindi ci sono anche salti di corda, la mano destra, da un esercizio come sempre se ne creano mille, fino ad arrivare magari col metronomo graduale a una velocità un po' più elevata. Fuori allenamento, anche qui arrivate fin dove ce la fate, perché poi, come dicevo prima, più i tasti si allargano, più vi spaccate la mano. Insomma. Ultimo esercizio era la scala esatonale. Come ho spiegato sempre nel corso del mio libro di armonia applicata,
scala esatonale ce ne sono due, c'è poco da girarci intorno. La scala esatonale di Si, di Do diesis, di Re diesis, di Fa, di Sol e di La sono tutte identiche, cambia l'ordine delle note, e la scala di Do, di Re, di Mi, di Fa diesis, Sol diesis e di La diesis. Chiamatele come vi pare, ma le scale sono due. Avevo preso quella di Si, quindi ripeto, di Si, di Do diesis, di Re diesis, e avevo fatto un pattern, questo mi sembra l'avevo rubato a Giacomo, che era questo. Ve lo spiego. Allora, prendo la scala quindi esatonale di Si, che è composta da Si, da tutti i toni interi, quindi tutte le distanze di un tono, due tasti. Si, Do diesis, tono, Re diesis, un altro tono, Fa naturale, un altro tono, Sol, un altro tono, La, tono e Si, tono. Quindi scala esatonale, cioè detta anche scala a toni interi. Quindi parto dal Si e faccio gruppi di quattro note, seguendo questa, le note ovviamente della scala. Quindi Si, La, Sol, Fa. Che io prendo sedicesimo, quattordicesimo, dodicesimo, quindicesimo. Con mignolo, anulare, il quarto dito, terzo dito, primo dito, indice e mignolo di nuovo. E poi parto dalla nota, diciamo successiva, cioè la prima nota è un Si, faccio il mio pattern, il secondo gruppo di note parte da La, quindi Si, La, Sol, Fa, Mi bemolle, Re diesis. Ok, qui quando arrivo al nono tasto della corda di Mi riparto e li faccio all'inverso, quindi senza ascendente. Riarrivo al Si oppure posso ripartire da La e farlo all'infinito. Anche qui inventate, ragazzi. Io, come dico sempre, vi do degli spunti. Anzi, questo l'ho rubato già con il Modern Electric Bass e l'ho fatto un po' mio, cioè sono andato avanti. Lui magari l'ha chiuso, non mi ricordo dove. Io arrivo magari anche fino in fondo se riesco. Tanto le note sono sempre le solite, quindi. Ah, non vi spaccate, fate come faccio io, però cercate il vostro equilibrio, cioè se all'inizio, quando arrivate a, diciamo, a metà tastiera, sentite dolori, fermatevi, non c'è nessuno che vi rincorre, non è una gara. Io vi do spunti per poi crearne dei vostri, anche quando si dice non ho pattern, non ho metodi, non ho esercizi. Non c'è bisogno di cercare su internet, comprare, per l'amor di Dio, non voglio dire che non dovete comprare i metodi didattici, ma crepi sono il primo a venderli. Però prendete spunto dai metodi didattici o da quello che trovate in internet per creare roba vostra, creare esercizi, creare pattern, creare musica. Questo è il consiglio principale. Spero aver risposto a Gabriele, spero averti risposto in maniera idonea e completa, altrimenti io sono qui apposta. Anzi, quando ricevo richieste di spiegazioni, mi fa altro che piacere, che vuol dire che siete interessati e che volete capire. Questo è un ottimo segno. Per oggi è tutto, ragazzi, vi aspetto al prossimo video.